Salve a tutte e tutti, qui ancora una volta il vostro Santen Chan. Beh, che dire, già da tempo avevo visto qualche video del nostro amico Marco Travaglio. È stato la mafia e sulla trattativa stato mafia. Perché sono successe delle cose incredibili, o forse che proprio perché sono credibili che non le potevamo o volevamo credere. Cioè, si diceva sempre, in tutti questi anni, già dall'epoca di Falcone e Borsellino, che c'erano delle infiltrazioni della mafia nello Stato, c'erano delle collusioni dei mafiosi con i politici, c'erano delle connivenze pericolose ed incresciose fra i vertici della mafia e le istituzioni dello Stato. Dopo la fase che si negava che esisteva la mafia, addirittura si arrivò ad accettarla in determinate zone d'Italia, come volerla circoscrivere. Invece oggi tutti sappiamo che non soltanto si è spalmata lungo e largo del territorio italiano, ma addirittura dopo una strage compiuta, non so se a Dulcendorf, si è sparsa in Germania, in Austria, New York, Wall Street. Ma la cosa più grave, sconcertante e preoccupante invece è che no, non è che c'è stata la connivenza della mafia con lo Stato, è lo Stato che è diventato connivente con la mafia, è lo Stato che ha iniziato a cooptare mafiosi. È lo Stato che è diventato omertoso con la mafia. E la mafia ha voluto iniziare a parlare. C'è stato un gran numero di pentiti che hanno detto: ma guardate, che è lo Stato connivente, non la mafia. Quindi la cosa più grave è che non è che c'è stato negoziazioni fra la mafia e lo Stato. Magari si scoprirà che i vertici dello Stato italiano hanno proposto e sostenuto negoziazioni con i mafiosi, magari non soltanto con i vertici della mafia. E quindi non ci si finisce mai di stupire, perché appena arrivano a riconoscere qualcosa ai politici, che subito la realtà li supera. E adesso devono riconoscere di aver loro fatto cadere in tentazione ai mafiosi con degli accordi che non potevano rifiutare. Te ti immagini la classica frase da film malavitoso: mi zega e ti faccio un accordo che non puoi rifiutare. Ah, e quello era sempre il classico mafioso che parlava così, no? Il camorrista. Invece no, era qualcuno del governo che lo diceva mafioso. Ah, mezzega, ti faccio una proposta che rifiutare non puoi. Vabbè, ma io già avevo dei sospetti, perché fidarsi è bene e non fidarsi è meglio. E perché vedere le cose da un punto di vista limitato? Se possono occorrere cose cattive, di sicuro occorreranno peggiori. Vabbè, però erano giorni che non giravo un video e c'è un po' di vento fuori e uno si meraviglia di tutto quello che sente, ma poi si mette a pensare
succede? Che uno si dà conto che le cose che realmente succedono, oh, sono peggiori di quelle che ti dicono. E quando te le dicono quei pochi giornalisti come il nostro Marco Travaglio, che va a sondare nei miasmi della politica italiana. Perché se no è tutta informazione di servizio. Però io anche quando ascolto Marco Travaglio vado oltre. Penso che potrebbe essere peggio. E poi ogni tanto Marcuccio se ne esce con qualche asseverazione che mi dà ragione, che le cose erano anche peggiori di quelle che gli avevo sentito in un momento enunciare. Cioè, sì, le contrattazioni Stato-mafia fino adesso le hanno negate. Prova evidente che erano vere, perché se tutti i politici uscivano a dire sì, è vero, noi abbiamo negoziato con la mafia, io non ci credevo, perché si mandavano da parte. Evidentemente con loro non voleva negoziare nessuno, penso. Invece no, siccome lo negano, hanno motivo di negarlo, cioè era vero, trattavano con la mafia. Ma poi la cosa più sorprendente che si viene a sapere adesso è che l'iniziativa l'aveva presa lo Stato, non per tenere buona la mafia, ma perché la mafia risulti buona, che è diverso. È molto squallido il panorama che esce fuori. E non mi riferisco al periodico, eh. Quindi pensate un po'. Un insetto qua che sta agonizzando. Pensate un po', come la realtà supera, non dico l'immaginazione, la politica, che è più dell'immaginazione, sono bugie ultimamente in Italia. La realtà è che lo Stato ha avviato delle negoziazioni con la mafia per cooptare mafiosi. Infatti, una riforma politica chiamata Tangentopoli e Mani Pulite ha decimato la classe politica e sono nate delle nuove forze politiche, o sono risorte forze politiche vecchie senza molto valore. Quindi, da dove sono saltati fuori? Ve lo lascio immaginare a voi che siete malpensanti, magari arriverete anche un giorno a pensare bene. Io non mi pronuncio. Però ecco, insomma, i politici sono come quei gruppi settari che si devono ogni tanto riformare, devono annoverare nuovi seguaci e allora li cooptano. Da dove? Non so, per esempio. Gente di buona volontà, anche se semplice, che lavoravano come stalieri, che poi fra i cavalli magari non ci è andato mai, che giocava più con l'esplosivo che con i cavalli. Però ho capito, no? Capito, mi hai? È così che lo Stato ha dovuto cooptare nuovi adepti perché gli avevano decimato la classe dirigente politica. La partitocrazia gli aveva decimato i seguaci e allora dove li vanno a cooptare? Con le trattative Stato mafia. Poi dicono: abbiamo dovuto cedere perché volevano fare degli attentati. Ma chi? I politici? Forse sì. Sarebbero stati dei golpe bianchi. Non so. Però ecco, adesso continuerò a seguire il nostro caro amico Marco Travaglio. Adesso vado a guardare il TG che sarà già cominciato. Vi saluto a tutte e tutti. È stato la mafia il mio commentario alle trattative Stato mafia, il commentario del vostro Satan Chan. E adesso arrivederci. Vabbè. Ciao e grazie di seguirmi. E mi raccomando, fate clic nei banner pubblicitari e promuovete i miei video. Io sono disoccupato, voglio che YouTube mi paghi. E poi tu, Marco Travaglio,
Se ti serve un collaboratore per il tuo fatto quotidiano, chiamami. Ciao.